il sogno è quello di diventare campione del mondo della categoria appunto della 450 dove sono ora, quindi dai, l'obiettivo è fra 5 anni di averne almeno vinto uno. Almeno uno, dai, averne vinto. Poi quello che verrà, però diciamo l'obiettivo spero rimanga sempre quello che è adesso. Il principale è di divertirsi, fare quello che mi piace appunto sia con le moto che con il resto, quindi magari aver anche creato un po' di più la situazione extra. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Guardate dove vi porto oggi. Siamo al mare, c'è il Pompialo, ci sono le Spectralon nuovissime appena uscite, fiammanti, da casa Canyon. Ma soprattutto, qua c'è il videomaker, perché siamo qui insieme a Mattia Guadagnini. Ciao a tutti. Ciao Mattia. Ciao. Siamo venuti a Roma a trovarlo perché dopo l'anno scorso, quando siamo stati a Polignano Mare per il Cliff Diving, abbiamo fatto quella bella intervista insieme ad Alessandro De Rose, insieme a Red Bull abbiamo deciso, piano non morire per favore, che fosse il caso di continuare con queste interviste e conoscere un po' di più tutti gli atleti Red Bull, non solo quelli che riguardavano Cliff Diving, appunto fare un bel excursus e conoscere tutte quelle figure che durante la loro preparazione e allenamento vanno in bici come Mattia, giusto? Esatto. Sì, niente, facciamo un giretto, parliamo un po'. Non so bene di preciso cosa faremo, ma super easy, cosa ci inventiamo e super easy. Ci conosciamo anche, quindi dai. Bomba, questo mi è casato. Vi ricordo prima di tutto anche che pure Mattia c'ha un canale YouTube. Se non lo seguite, andate a seguirlo perché sta facendo una serie, appunto, ci sono i videomaker per questo, che racconta tutto il dietro le quinte della sua attività, insomma, della tua della mia stagione, tua stagione. Delle gare. Come sta andando per adesso? No, bene, dai, ho fatto l'ultima gara, sei andato forte? Sì, no, dai, le gare stanno andando bene. Ho fatto un cambio di categoria a metà stagione che c'era una situazione un po' complicata, però dai, ho preso subito il ritmo con la nuova categoria e sta andando molto bene, quindi dai, cerchiamo di continuare e ovviamente raccontiamo anche il dietro le quinte per gli appassionati, visto che il motocross non è molto seguito, e cerchiamo di far contenti tutti, dai. Bomba, partiamo a manetta. Top. Tra l'altro temperatura top per partire oggi. Top. Neanche partiti abbiamo già trovato i primi aneddoti da raccontare, Pialo, perché il videomaker di Mattia è il Pialo, è il Pialo Veneto. Ci conoscono da vita, era il suo vicino di casa e ha cominciato a lavorare per lui e l'ha pure portato in bici ed è quasi morto alla prima uscita. È il Pialo, grande Mattia. Noi tra l'altro oggi ce la scialleremo perché siamo in e-bike e invece Mattia poverino sarà muscolare e deve pedalare. Io fatica. Sei contento della tua Spectralon, Pialo? Non l'aspettavo neanche un po'. Dove ci porti, Mattia? Improvvisiamo. Ma dove ti porto, Pialo? Ah, che robetta. Tour delle spiagge con Mattia Guadagnini. Maledetti con la e-bike, voi. Le facciamo una bella vita oggi, eh. Oggi veramente bella vita. Abbiamo la batteria da 900, quindi possiamo andare avanti tutto il giorno senza sosta. Ma facci una breve intro di me stesso. Ho 20 anni, corro in moto da quando ne ho 4 praticamente. Un paio di stagioni fa. Mio papà era appassionato e correva ai campionati regionali e mi ha fatto iniziare molto presto, quindi già da subito, diciamo, lui aveva iniziato a 30 anni, quindi era un po' difficile diventare un pilota professionista. Io ho cominciato prima, quindi dai, c'avevo la possibilità, e a 8 anni ho iniziato a fare i campionati italiani, a 9 sono diventato campione italiano della prima categoria praticamente, e poi niente, ho continuato, ho sempre livello più alto, categorie più alte. Dal 2017 faccio a tempo pieno, ho fatto a tempo pieno il campionato europeo, okay, e dall'anno scorso il campionato mondiale. Nel frattempo ho vinto un campionato europeo, un mondiale junior nel 2019 con la 125, adesso invece corro in 450. Da poco, tra l'altro? Sì, da un mese praticamente, perché prima ho fatto la mia prima stagione di mondiale 250 l'anno scorso. Ok. Questa doveva essere la seconda. Ah, era la tua prima stagione? L'anno scorso. Sì. E ho finito quarto in campionato mondiale, ho vinto due gare, quindi quest'anno era la stagione del fare qualcosa in più
di provare a vincere, però ci sono stati qualche problema, quindi niente, alla fine abbiamo deciso di passare alla categoria successiva già adesso. E quindi niente, primo mese qui è un po' di adattamento, però già le prime gare sono andate molto bene, quindi niente, cerchiamo di continuare adesso. A livello di allenamenti, così facevi già con 4,5? Sì, qualche volta ho fatto l'anno scorso qualche allenamento con 4,50, perché comunque la moto è più pesante, più potente, quindi come allenamento andava bene per fare qualcosina in più. E niente. Ma a livello manetta? Quella cambia tanto il livello dei piloti? Beh sì, il livello anche dei piloti, sì, più che altro soprattutto l'esperienza cambia. Però dai, nel senso ci... Però a livello durata gara così è uguale? Sì, la durata è... Le due manche sono da 30 minuti più due giri, funziona tutto uguale, solo che appunto la moto va di più e i piloti anche vanno di più. Beh, però hai già fatto un garone la settimana scorsa, no? Sì, ho fatto tre settimane fa, ho fatto sesto alla gara, sesto totale della gara in Spagna, e invece domenica ho fatto sesto la prima manche e la seconda manche sono caduto il primo giro, quindi in rimonta ho fatto 19esimo, 12esimo totale, quindi dai, comunque buoni. Sì, per essere la prima gara, cioè le prime due gare, tanta roba. Sì, no, dai, sono soddisfatto, appunto il cambiamento mi ha dato anche nuove motivazioni, quindi ci voleva un po', visto il periodo iniziale non dei migliori, e niente, ora si cerca di andare sempre più su in classifica. Bomba. Stiamo parlando troppo con Mattia, stai saltando fuori cose su cose, cioè contenuti, perché parlavamo del fatto che è complicato fare l'atleta e fare pure lo youtuber. No, il fatto è che sì, finché va tutto bene sei un grande, cioè indubbiamente proprio puoi fare anche un milione di cose, divertirti, avere degli hobby, finché le gare vanno bene tutto bene. Certo. Poi appena c'è qualcosa che non va sono tutti pronti a puntare il dito verso le cose magari un po' diverse, e quindi quelle che secondo gli altri sono secondarie, non sono... Esatto, sono distrazioni, non sono passatempi magari per distrarti un po', ma distrarti anche in senso buono, nel senso perché comunque essere sempre concentrato solo sulle gare dopo un po' diventa un po' difficile gestire e pesante anche. Perché la gente non considera YouTube come un lavoro, quello è il problema. Anzi, è proprio una distrazione, sebbene magari sono i primi che guardano i video, però appena le cose vanno male si punta il dito e niente, diventa subito un problema. E quindi no, fino all'anno scorso gestivo tutto io, facevo i video, però nella mia prima stagione mondiale appunto ho capito che era un po' difficile gestire. Più che altro nelle prime gare anche filmavo, ma poi durante la settimana non avevo il tempo di montare i video, e quindi ho fatto tutto l'inverno 2020-21 a fare lo youtuber e allenarmi, prepararmi per la stagione, un video a settimana, numeri cresciuti un sacco, ero partito, facevo 10.000 visualizzazioni a video e verso febbraio ne facevo 100-150, quindi dai, stava anche andando bene, però alle prime gare poi ho capito che era impossibile da gestire da solo, e infatti adesso con Federico, il mio amico che avete visto prima, mi dà una mano a gestire, a filmare, io praticamente non faccio quasi più nulla, non essere... Beh, ma tu sei il contenuto, esatto. Lui filma, monta i video durante la settimana e poi li postiamo il giovedì dopo della gara. Quindi un video a settimana? Diciamo più o meno sì, non ci sono le gare tutte le settimane, però poco ci manca, quindi mi dicevi che oltre poi al canale YouTube hai anche altre attività insieme a Federico. Sì, praticamente siamo tre amici che principalmente per passione abbiamo iniziato a fare video, appunto mi hanno aiutato a seguire il canale YouTube, e poi abbiamo iniziato a fare anche video per contenuti Instagram, social, per gli sponsor, e adesso abbiamo fondato questa nostra attività che è partita per passione, però sta diventando praticamente un lavoro per loro due. Quindi una mini agenzia di comunicazione. Sì, esatto. Si chiama Astro Club e facciamo contenuti per sponsor, per dei marchi sempre del mondo moto, e in più seguiamo... Li fate tutti durante le tappe del mondiale? Sì, esatto. Siccome loro mi seguono,
e fanno dei contenuti per me, per i miei sponsor e poi anche per altre aziende sempre del mondo moto alle gare, alle tappe del campionato mondiale. Tanto siete già lì. Esatto, esatto. E poi appunto collaboriamo con Red Bull per un po' la, i contenuti social. È un po' così, diciamo che ancora è una cosa molto base, sta prendendo piede, abbiamo aperto anche il sito con il merchandising, quindi qualche prodotto. Ok, e, merchandising tuo? Merchandising mio e anche di Astro Club. Okay. Tipo un po' di prodotti così, diciamo, okay, principalmente okay, perché piace a noi. Però anche la gente sta apprezzando, sta diventando un po' un mood, una via di comunicazione un po' diversa da quella che c'è di solito. È un po' più creativa, un po' più come piace a noi e la gente sta apprezzando e quindi... magari qualcosa un po' più di, un po' più moderno. Sì, esatto. Nella esatto, motocross. Poi, appunto Federico mi aiuta nei contenuti, anche Tommaso che è laureato in moda, ha una visione un po' diversa da quelle basiche del motocross e secondo me avere degli stimoli esterni aiuta un sacco a portare cose nuove nel motocross. Infatti siamo praticamente gli unici che fanno cose un po' diverse e la gente apprezza proprio quello, il nuovo. E secondo me con il tempo inizieranno a capirlo sempre più gente e già adesso da partire da una passione, da un divertimento nostro, sta diventando un lavoro e delle aziende anche importanti ci hanno commissionato i lavori, insomma, che importanti e non ce l'aspettavamo così in poco tempo. È più o meno un anno che abbiamo aperto questa cosa e quindi niente, dai, c'è una prospettiva futura interessante. Beh, ma sempre, cioè, te lo dicevo prima, secondo me l'atleta deve pensare all'atleta e alla sua carriera, però devi pensare un po' anche al futuro. Beh, perché non sarà sempre motocross, immagino. Sicuramente no. Alla fine la vita dell'atleta ha una durata che non è neanche lunghissima, quindi uno finché può e ha la possibilità di pensare un po' al futuro e crearsi già delle prospettive. Esatto. Vabbè, poi se ti piace, secondo me se ti piace poi il mondo del motocross, rimanere nell'ambiente, cioè crearsi un lavoro non è facile ed è anche figo, secondo me. È una soddisfazione perché appunto prima o poi il pilota smette e quindi se nel frattempo è riuscito a crearsi un'alternativa per restare nell'ambiente e comunque fare cose che gli piacciono, e secondo me è il massimo. Che sì, anche perché poi secondo me le alternative non sono molte: o ti apri il tuo team o lavori per un team. O gestisci dei piloti oppure fai quello, insomma. Sì, sicuramente, quindi dai, avere anche una prospettiva futura è interessante. Poi vabbè, magari ho tempo ancora per pensare altre cose, però insomma mi piace. Perché già 20 anni, sì, ho 20 anni che... spero di sì. Però dai, anche come passioni, appunto, come distrazioni magari dallo stare sempre concentrato, è bello e secondo me dai, è figo. Il buon Pialo ha fatto un'ottima domanda: perché Mattia si è spostato dal Veneto fino a Roma? Cosa ci faccio qui? No, sì, il team è qui vicino, a 10 minuti da dove abito io. Cioè io abito a 10 minuti da dove è il team. Okay. E lo spostamento è stato per questo, perché comunque qui abbiamo le piste dove ci alleniamo sempre. Il team ha la base qui e quindi ci tengono che in generale tutti i piloti siano vicini alla struttura. Quindi niente, mi sono trasferito poi. Qui ci sono un po' di piloti che vivono qui oltre a te, cioè oltre al tuo team ci sono un po' di piloti? Come zona non tanto. Diciamo che Nord Italia è un po' più popolato e soprattutto poi a livello mondiale Olanda e Belgio sono quasi tutti lì, anche gli stranieri. Tutte le altre basi dei team sono in Olanda e Belgio praticamente, e noi siamo gli unici che sono rimasti ancora in Italia e quindi siamo noi tre piloti del team che abitiamo qui, e diciamo la base di quasi tutti gli altri piloti stanno al nord Europa perché ci sono più strutture, è un po' più il motocross è visto un po' diversamente che qui in Italia. Però noi da italiani ci teniamo a restare qua, si sta bene, quindi... Hai detto anche prima che qua vivi da Dio. Sì, torni dall'allenamento, spiaggetta. Sì, è mattina moto, pomeriggio mare, a posto. Ma ti capita qualche volta anche di andare in città a Roma o...? Sì, 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 beh, comunque a 40 minuti da qui è centro Roma proprio, centro, quindi sì. Quindi un giretto ogni tanto? Sì. Giornata libera dagli allenamenti? Poi, vabbè, non ci vado magari molto spesso perché comunque sono qui da poco, non ho ancora amici, zona, però anche con i meccanici del team ogni tanto andiamo lì e facciamo un giro, appunto la giornata libera è lì oppure al mare. Però come posto sì, è figo e si sta bene. Ma ti pesa un po' essere lontano da casa, dai?
gli amici così? Beh, diciamo... Cioè, avendo magari anche Federico che è tuo amico un po'? Sì, 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 comunque da casa a casa ci torno poco. Sono stato a Natale, poi sono venuto qui e dopo la gara a Pietramurata, che è un'ora e mezza a casa mia, sono tornato il lunedì, che era il mio compleanno, sono stato lì mezza giornata e poi sono ripartito. Quindi da Natale praticamente ho fatto mezza giornata a casa e ovviamente sì, è un po' difficile, un po' strano anche, però ormai sono un po' abituato, dai. Poi comunque i miei genitori li vedo alle gare, che vengono praticamente sempre a vedermi, sì. Esatto. Un pelo, neanche tanto. Ah, ma si entra proprio? Sì, sì. Ma che robetta qua. E faccio la storia di intro a questo video. Momento maratona per il Pialo. Com'è Pialo? Il nostro Stanley. Circa l'inquadratura. Si sposta, corre. Da quando ha preso in mano quella Alfa 6003. Vedete ragazzi, noi parliamo di cose a caso e saltano fuori aneddoti e persone in comune. Stavo giusto pensando a Luigi, il nostro buon Luigi Sestili, che mi ha raccontato della gara di Tolfa, che è qua vicino, che ho organizzato il Super Enduro, in cui mi raccontava questi paesaggi un po' da film western con i teschi delle mucche in giro. Li hai ancora beccati pure tu, i teschi? Appunto, nominando Luigi, lo conosci pure Mattia, perché Luigi lavora anche nel motocross con Sidi e con sì. Tony e gli altri. Piccolo il mondo. Se dovesse andare male o ti stufi con il motocross, c'è sempre il mondo della bici, sì, eh. Diciamo, un attimo, le ruote. Vado sempre due. Ormai Pialo direttore della fotografia. Indichiamo le mucche? I tori? No. Attenzione, falchi all'orizzonte. Quindi, ricapitolando, perché poi noi siamo partiti a parlare a bomba, motocross, produzioni video, atleti. Però bici, da quant'è che ci vai in bici? Ma bici è sempre stata la mia passione. Io praticamente ho iniziato ad andare in moto e ho sempre fatto qualche cazzata in bici. Okay. Qualche salto, qualche giretto così. Perché comunque è, penso, la mia passione più grande insieme ai video, appunto. Quindi in bici ci vado spesso, più che altro per divertimento. Okay. Ultimamente come allenamento non più tanto. Facciamo più corsa a piedi, più... palestra. Ma palestra fai tipo proprio eccettività, crossfit, sì, quelle cose lì? Sì, ok. Più dinamiche, non proprio pesi. Però sì, ci vado sempre anche in bici perché mi piace ogni tanto fare qualche giretto. Anche bike park, roba così o? Sì, qualcosa. Poi ho conosciuto qualche atleta così e quindi è stato, vabbè, non so se questo è stato a casa di Diego Caverzasi. C'è stato da... Con Toto, no? Da Toto, sì. È stato da Toto al Monza Pizza Bike Park e mi piace in generale come ambiente. E quando posso ci vado un po' più relax. Sì, esatto. Quindi salti anche grosso? Ho fatto il flip sul duro da Toto. Ma sempre così, quelli scarsi sono scarsi in tutto. Sì, sempre quella. Probabilmente gli diamo in mano anche lo stesso qualcosa. No, però mi piace, poi mi lancio un po'. Quindi diciamo che il senso del pericolo ce l'hai un po' attenuato dalla motocross. Al Pialo non va giù che non è ancora capace a fare i salti, che viene dallo skate e quindi gli sta qua sta cosa. Niente flip sul duro per il Pialo. No, neanche dritto. No, quello lì non c'è da farlo incazzare. Ma va che posticino. Ma quindi in gara ci vai sempre sciallo o anche momenti paura? Ma paura non proprio, dai. Diciamo che quello che faccio di solito è sempre perché lo so fare, però ovviamente c'è quel margine di rischio ogni tanto. Ok, quando vai oltre il 100. Piccolo extra ogni tanto mi da tirare fuori. Però non sempre paga, quindi solo quando serve. Dici che è meglio portare a casa un risultato concreto piuttosto che una sparata? Piuttosto che mezza stagione fuori. Sì. Però no, ovviamente ogni tanto ci vuole. Però diciamo nella media si cerca sempre di stare piuttosto, arrivare a un buon livello in allenamento. Ok. E sfruttare al 100% quello che si ha, piuttosto che cercare l'extra. Quindi diciamo il lavoro più grosso è fatto in allenamento. Ma lì per spostare poi il tuo limite. Io ho sempre seguito un po' la regola, vai a girare con quelli che vanno più forte di te e migliori. Ma se tu sei già al top del mondiale, come fai a... Sì, diciamo che non è così facile, però per fortuna noi come team, anche tra piloti dello stesso livello, c'è già un margine di miglioramento. In più c'ho il mio compagno di squadra appunto adesso della 450, che è due volte campione del mondo, quindi un po' più di me ci va. Ok. C'ho qualcosina da imparare e quindi sicuramente mi fa comodo anche questa cosa qui. E poi in ogni caso anche tra piloti di livello simile, anche magari con un pilota che va un po' meno, è comunque un buon riferimento.
siccome volevarsi dimostrare, tac, tac. Ma sono piccoli piccoli però questi, sono dei cavallini, sono i passaggi freeride per il gonfialo. Adesso sfruttiamo due domande che fa sempre Ervi nel podcast. Tra l'altro, ragazzi, non l'avete ancora visto il podcast Contropendenza, andate e dateci un'occhiata. Sono video lunghi, ma se volete ascoltarvelo magari anche mentre fate lavoro, attività extra o boh, qualsiasi cosa, vi ricordo che su tutte le piattaforme di ascolto podcast lo trovate. Tra l'altro abbiamo anche invitato Mattia appena vorrà. Prossimamente vedrete Mattia ospite a Contropendenza podcast. Quindi, sfruttando la domanda che fa sempre Ervin, come ti vedi da qui a 5 anni? Questa è la classica domanda, secondo me, basica di tutte le interviste. Sì. Ma il sogno è quello di diventare campione del mondo della categoria appunto della 450 dove sono ora, quindi dai, l'obiettivo è fra 5 anni di averne almeno vinto uno. Almeno uno, dai, averne vinto. Poi quello che verrà, però diciamo l'obiettivo spero rimanga sempre quello che è adesso. Il principale è di divertirsi, fare quello che mi piace appunto sia con le moto che con il resto, quindi magari aver anche creato un po' di più la situazione extra. E ovviamente, vabbè, l'obiettivo principale è quello del motocross e raggiungere, andare avanti con i risultati appunto. Se fra 5 anni avessi già vinto un titolo non mi lamenterei, anche se poi c'è 20 anni. Sì, dai, comunque di 25 anni vincere un titolo non è male. Non è male, no. Quindi dai, l'obiettivo principale si può dire che è quello. Ma volevo chiederti, un po' ho corso su strada, sai, so cosa vuol dire riuscire ad arrivare a vincere una gara, e per quanto mi riguarda era mettere insieme tanti tasselli e poi dare tutto 110% per riuscire ad arrivare davanti, perché anche la percentuale di possibilità di vincere in una gara su strada comunque è bassissima, perché comunque si parte in 200, quello che vince uno statisticamente è molto basso. Tu parti già da un buon livello perché tu sei già nella top. Sì, dai, diciamo che Secondo te vincere un mondiale è un insieme di tasselli che facendo un certo tipo di lavoro riesci a portartelo a casa, o deve esserci anche una componente magari fortuna? O diciamo che magari la fortuna ci può più stare su una gara, okay. Secondo me quando vinci un campionato è perché te lo sei meritato, perché hai lavorato nel modo giusto, perché sei in forma fisica per una buona parte dell'anno, perché comunque un campionato dura quasi 7-8 mesi più o meno, se non anche di più, okay. E sono 20 gare. E quindi diciamo magari per una gara ci può stare un pizzico di fortuna, una situazione magari, e comunque anche lì se non vai forte e non sei allenato non lo vinci la gara. Però per un campionato sì, deve essere una forma fisica, una situazione ideale per quasi un anno ed essere sempre sul pezzo, fare pochi errori, e quindi non è facile. Poi il livello è alto, però insomma dai. Però quando arrivi a un certo punto te la senti che sì, puoi, esatto, vincertela, diciamo che, ok. Prima o poi l'obiettivo è quello di arrivare al livello di essere tra quelli che se lo giocano, e ad un certo punto chi sbaglia meno, chi ci crede di più e chi è nella situazione fisica più giusta porta a casa il titolo a fine anno. Ok, no, perché è sempre bello vedere i punti di vista di ogni atleta, capire come se la vive. Poi magari ogni sport funziona un po' nel suo modo, quindi se la vivi bene o è un peso per te poi essere lì davanti? Essere lì davanti magari non so, trovarsi nella situazione di essere primo in campionato ti porta più stress e più peso e più, quindi più difficoltà, o ti gasa ancora di più e ti porta? Oddio, un po' di tensione c'è, più che altro la responsabilità, perché sai che quando arrivi lì non vuoi sprecare l'occasione e quindi sì, ovviamente c'è la tensione del momento, c'è la carica anche un po' di più, perché alla fine in qualche modo quando ti trovi nella situazione tiri sempre fuori quell'extra che magari di solito tendi a trattenere, e poi però sì, la responsabilità, un po' di tensione escono fuori sempre, quindi è un po', sono due situazioni nello stesso momento, sì. Però riesci a gestirle? Sì, io me la vivo abbastanza bene, non soffro troppo la pressione a differenza di altri piloti, e questa secondo me è già una cosa molto positiva. Direi che è un bel vantaggio già. Poi come dico sempre io, no stress, qualsiasi cosa c'è, ce l'ho anche tatuato qua. Come reminder? Piccolino però, sì, è un po' un reminder anche perché quando mi cambio prima delle gare è la cosa che vedo più spesso, quindi okay. Cioè, quindi arrivi lì e dice il mio allenamento l'ho fatto, il mio lavoro l'ho fatto, esatto, risultato deve solo che arrivare. Esatto, esattamente, quindi quando sei nella situazione di consapevolezza di aver fatto quello che devi fare, poi bisogna solo metterlo in pratica, insomma dai, se le cose vanno
vanno bene, se ci si impegna, poi le cose arrivano. E direi bombissima, ragazzi. Abbiamo finito il nostro giretto. Non era niente di, di particolare. Super scarico, easy, easy, easy. La prima volta che torni in Veneto. Dai, un giretto più serio. Vieni da noi. O veniamo noi da te, andiamo a fare una cosa un po' più oggi seria. Oggi era molto easy dopo l'allenamento in moto, quindi dai, ci può stare. Sì, anche però la prossima volta si va sul serio. Sì, il ragazzo si è fatto di test stamattina in moto. Non è che era proprio fresco come le rose. Ci sta, ci sta. Poi io ho pedalato, voi tranquilli. Sì, noi proprio col pollice sul pulsantino. Detto questo, ragazzi, se avete dubbi, domande, volete chiedere ancora qualcosa a Mattia, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Spero che Mattia potrà rispondere ai vostri dubbi. E come vi ho detto, se riusciamo a portarlo anche su contropendenza, magari faremo una chiacchierata molto esatto, più... Esatto, quindi se avete qualche domanda, curiosità, magari risponderemo lì. Sì. Facciamo una chiacchierata più approfondita e... Volentieri, volentieri. Ci vediamo alla prossima. E detto questo, ragazzuoli, vi ricordo, oltre a quello, che... iscriversi anche al tuo canale anche. Sì, se... Oddio, non so quanti magari appassionati di motocross ce ne sono. Assolutamente vi fa piacere se avete qualche dubbio su come funziona un po'... il mondo motocross, il mondo moto con le gare e... potrei darvi qualche spiegazione più nei miei video. Magari poi organizzeremo, magari facciamo una giornata di corsi con Mattia in moto. Esatto, magari c'è sempre un pelino insegni. Bomba, raga. Detto questo, è la prima volta che arrivate qui. Iscrivetevi al canale, cliccate il bottone qui sotto. Ringraziamo ancora Red Bull per averci messo in contatto con Mattia. E direi che noi ci vediamo alla prossima. Buon dialo. Ciao. Arrivano anche i rinforzi. I rinforzi. Noi, raga, ci vediamo alla prossima. Ciao.